8 aprile 1973. Si spegne all'età di 92 anni Pablo Picasso. Fra i più grandi pittori del XX secolo, il suo eclettismo rende impossibile una categorizzazione e l'inquadramento in uno stile della sua opera. Il lavoro di Picasso attraversa trasversalmente molti stili e viene diviso in periodi: il periodo blu, il periodo rosa, il periodo africano, il cubismo analitico e il cubismo sintetico. Picasso ha una tormentata vita sentimentale. Ha due mogli, quattro figli da tre donne diverse e innumerevoli amanti. Il tema dell'orrore della guerra compare spesso nelle opere di Picasso, convinto pacifista. L'esempio più celebre è Guernica, una tela dedicata alla città basca rasa al suolo da un bombardamento compiuto nell'aprile del 1937 da aerei e piloti tedeschi al servizio delle forze falangiste di Francisco Franco.